Si è aperta a Stoccarda il 35esimo Kirchentag, l'assemblea biennale delle chiese evangeliche tedesche, con migliaia di delegati e ospiti stranieri. Erano attese 100.000 persone, ma probabilmente sono state di più. Dall'Italia erano presenti, tra gli altri, la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste Valdesi, la Diaconia Valdese, il Centro Culturale Valdese e il Coro del Collegio Valdese. Una folla oceanica ha preso parte al culto d'apertura, persone di ogni età, con una netta prevalenza di anziani e giovani fino a 20 anni. Alle 6 di sera si è aperta ufficialmente l'assemblea, che durerà fino a domenica. Nel centro della città, a Schollplatz, piazza Castello, si è anche inaugurata la kermesse vera e propria, con oltre 2500 appuntamenti, per lo più nel centro fieristico di Neckarpark, a 6 fermate di metro. Mercoledì mattina, Stoccarda si era svegliata nella sua normalità, ma con una sensazione di calma prima della tempesta. Vie poco trafficate, qualche pellegrino e turista, ma non troppi, stand ancora in costruzione. In giro si vedevano ancora pochi degli oltre 5.000 volontari vestiti con le maglie azzurre. C'era il tempo di fare un giro al Museo di Storia e Arte del Württemberg e nella chiesa luterana di Stilz, prima chiesa in cui nel 1534, due anni dopo Chamforin, si celebrò un culto luterano. Distrutta dalle bombe alleate nel 1944 e ricostruita magistralmente in chiave moderna, ma lasciando l'esterno in stile gotico, è arredata con il consueto stile luterano, che prevede crocifissi e iconografie sacre che stridono con la nostra formazione e abitudine calvinista. E mentre il coro del collegio prova i canti di Johannes Brandsplatz, strappando l'applauso dei passanti, le vie e la piazza principale iniziavano a gremirsi di gente. Il culto è stato l'atto d'apertura della manifestazione che oggi, giovedì mattina, apre i lavori al centro fieristico di Neckarpark. Centinaia di stand e gli oltre 2.000 appuntamenti tra workshop, eventi, dibattiti e concerti daranno anima a questa 35esima edizione.